Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Prima vivevo in un piccolo palazzo in centro. Uno dei motivi per i quali mi sono trasferito era il brutto vicinato, compreso questo tizio nell'appartamento proprio sopra il mio. Era un tipo dall'aspetto strano che per lo più se ne stava per conto suo. Intorno alla mezzanotte, però, c'era spesso uno strano rumore che mi dava sui nervi. A dire il vero, non era un rumore forte, ma ho il sonno molto leggero. Quindi era difficile chiudere gli occhi con quei colpetti che si ripetevano ancora e ancora. Mi ricordava il suono fatto da chi cammina con i tacchi, ma era più leggero, come se la persona che stava facendo quel rumore stesse cercando di essere silenzioso. Dopo qualche giorno capii che lo schema era sempre lo stesso, come una registrazione ripetuta più e più volte, con pause casuali nel mezzo. Andò avanti così per la maggior parte dell'anno, sempre la stessa sequenza di colpi, lentamente tatuata nella mia mente, a volte per diverse ore di fila di notte. Fu solo dopo parecchi anni, mentre aiutavo mia figlia a fare i compiti, che imparai qualcosa del codice Morse. Batté sul tavolo con le nocche e immediatamente un brivido mi attraversò la schiena, perché riconobbi proprio quella sequenza. Quando le chiesi che cosa significasse, rise. "Questo è il più facile, papà", disse. "Serve a chiedere aiuto.